siamo alla quinta edizione di Moda Makers, in questa bellissima location, che è stata possibile grazie all'unione di forze che fino a qualche anno fa non erano quasi neanche pensabili per il distretto Moda. Unione soprattutto di imprese, infatti in questo momento stanno esponendo 60 imprenditori del nostro distretto che hanno voluto mettersi in gioco in questa avventura, riuscendo e decidendo anche di condividere informazioni primarie e a volte anche diciamo che fanno parte del proprio patrimonio aziendale, quindi hanno messo insieme clienti, hanno messo insieme nominativi per vedere di organizzare un evento che appunto questo di oggi sta portando i suoi risultati. Noi stiamo credendo e crediamo in questo tipo di attività e che vogliono proprio portare avanti quella che è la vocazione territoriale di Carpi e la vocazione del nostro distretto dell'abbigliamento. È sicuramente una grossa opportunità e per noi e per il comprensorio di Carpi. Tra l'altro quest'anno nella struttura nuova direi che veramente abbiamo raggiunto un ottimo equilibrio. Come si può vedere è un progetto che va avanti con tanta voglia, con tanta forza e crediamo, siamo fiduciosi anche di un proseguire di un progetto nato appunto a Carpi che per noi e anche per le altre aziende dell'abbigliamento è una forza. Insomma, una cosa molto, molto bella. Beh, è innegabile che questa è la zona principale in tutta Italia dove ci sono un sacco di aziende di abbigliamento, di maglieria. Carpi è famosa in tutto il mondo ormai per questa peculiarità. E quindi anche noi, che assolutamente non siamo nel campanilismo, andiamo dove le persone ci accolgono in maniera positiva e quindi anche noi che siamo oriundi di Verona cerchiamo di dare una mano ed essere tutti uniti. Adesso questi tre giorni ci dirà quale sarà il risultato, però già il fatto che il territorio ci creda, partendo dal basso, da quello che sono le imprese, assieme alle associazioni di categorie, con fondazione e politica che riescono a creare un qualcosa del genere, direi che è uno sforzo che viene premiato dal risultato. Io invito tutti a venire a vedere che cosa è stato capace di costruire il territorio viaggiando insieme, e assieme dobbiamo vincere queste sfide creando degli eventi del genere che premiano proprio quella che è l'esigenza di un imprenditore oggi. Se assieme abbiamo la capacità di partire dal basso, come dicevo prima, secondo me questa sfida la vinciamo sicuramente.